Carissimi amici, Shabbat Shalom. Normalmente questi sono i momenti in cui mi preparo per fare la derashah durante lo Shabbat al Beta Knesset. Carissimi amici, vi faccio un augurio di Shabbat Shalom. Di norma questi sarebbero i momenti in cui mi preparerei per dare la derashah lo Shabbat al Beta Knesset. Oggi purtroppo ci troviamo in una situazione in cui questo non si può fare e quindi cogliamo l'occasione tutti quanti, cerchiamo di vivere carissimi amici Shabbat Shalom, in questi momenti invece di trovarmi come normalmente facevo a prepararmi per la derashah dello Shabbat al Beta Knesset, mi trovo a preparare invece una derashah pre-Shabbat da inviarvi in modo tale che potessimo entrare nello Shabbat avendo studiato qualcosa insieme. Fin tanto questo è possibile. Shabbat Shalom a tutti. Invece di trovarmi in questi momenti come di norma farei a prepararmi per la derashah che avrei dato Shabbat al Beta Knesset, mi trovo invece a condividere con voi qualche parola di Torah, qualche parola di pensiero in occasione di questo Shabbat, nella maniera che possiamo fare adesso. Questo Shabbat si leggerebbero due Sefarim, non solamente uno, in quanto questo Shabbat nel primo Sefer si legge o si leggerebbe la fine, la conclusione del libro di Shemot. Si concluderà la lettura di tutto il secondo libro della Torah, leggendo unite insieme le ultime due parashiot, intitolate Vayakhel e Pekudei. Poi c'è una seconda lettura, è la quarta e l'ultima delle letture particolari che ci hanno accompagnato in queste settimane, ed è la lettura di Achodesh. Una piccola parentesi, i maestri ci invitano in situazioni come quella in cui ci troviamo ora, ovvero quando non si può partecipare alla tefilah nel Beta Knesset, di leggere la parashah dal libro stampato. E quindi invito tutti quanti a dedicare del tempo nel corso dello Shabbat, ovviamente obblighi familiari permettendo, ma anche coinvolgendo almeno per un po' i più piccoli nella lettura della parashah della settimana. Se non avete il libro, ancora è possibile prima di Shabbat stampare da internet, se questo fosse possibile per voi, sul nostro sito chabadroma.org potete trovare riepiloghi della parashah, dell'haftarah, ma soprattutto molti approfondimenti relativi alla parashah. E sul sito, su altri siti, su chabad.org in inglese, si può scaricare tutta la parasha, il testo, in italiano, su torah.it, potete trovare tante risorse per studiare, per leggere, per studiare, per approfondire. Chiudo la parentesi. Il secondo sefer che si leggerebbe questo Shabbat è intitolato HaKodesh. Si legge un brano dell'inizio del dodicesimo capitolo del libro di Esodo, di Shemot, dove viene data l'indicazione da parte di HaKadosh Baruch Hu a Mosè e ad Aaron di iniziare a essere padroni del nostro tempo.
Cosa significa essere padroni del nostro tempo? Che HaKadosh Baruch Hu ci invita ad iniziare a segnare i momenti dell'anno secondo la sua indicazione, santificando i mesi. E quindi il primo mese sarebbe il mese di Nisan, che tra l'altro sarà annunciato proprio questo Shabbat, e il Rosh Chodesh, nel nostro caso, sarà giovedì. È molto interessante. Sembra fatto su misura, ma entrambe le letture, sia della parashah regolare che della parashah speciale di Achodesh, contengono delle allusioni legate alla nostra situazione. Il Rebbe spesso citava ciò che aveva detto l'Alter Rebbe, cioè il primo Rebbe della scuola Chabad, il fondatore della scuola di pensiero Chabad, Rabbi Shneur Zalman. Lui disse una volta ai suoi seguaci, ai suoi Hasidim, che bisogna vivere con i tempi, a passo con i tempi. E lo disse e non spiegò, lo disse, fu un detto un po' criptico, non lo capirono bene cosa intendeva questo grande maestro quando disse bisogna vivere a passo con i tempi. Spesso i maestri ci dicono di non vivere a passo con i tempi, di vivere con la Torah che è eterna. E non si cambia secondo i modi o la moda del momento. Cercarono di capire, alla fine il suo fratello, anche lui un grande Rav, Rav Yehuda Leib di Janovich, disse e spiegò l'intenzione del grande maestro, che fu che bisogna vivere con la parashah della settimana. Quando un ebreo dice vivo al passo coi tempi, significa che trovo nella parashah della settimana insegnamenti, ispirazione, approfondimenti, legami, allusioni a ciò che si vive in quel tempo nel quale si legge quella parasha. E quindi non è una sorpresa. Vediamo un po'. All'inizio della parasha di Vayakhel e Pikudeh, proprio la parola Vayakhel, che è il titolo della prima parasha, è lo stesso termine legato a Keilah. Keilah vuol dire comunità. Mosè emana un richiamo che la congregazione, che la Keilah, che la comunità si raduni. Appunto, questo raduno è il significato del termine Vayakhel. Mosè fece radunare. Fece radunare per raccontare loro tutte le istruzioni che erano state emanate da parte di HaKadosh Baruch Hu per ciò che riguarda la costruzione del Mishkan. Ma la prima istruzione con la quale apre il discorso è quella che invece riguarda lo Shabbat. Torneremo a questo tra un momento. Ma la cosa già che si parla di Keilah, che si parla di radunarsi tutti assieme, di creare un insieme di persone, in teoria è esattamente il contrario di quello che stiamo facendo adesso. E quindi come può essere questo un messaggio per noi oggi quando dobbiamo essere isolati e non uniti tutti insieme fisicamente? Questo è un punto al quale torneremo tra un momento. Andiamo ora alla seconda delle Parashiot, la seconda che è il libro, intendo il secondo Sefer, il libro di Sefer di Achodesh, dove si legge della mitzvah di contare i mesi, di santificarli, di segnare la festività, la prima in assoluto che segniamo come popolo, ovvero quella di Pesach, vengono date le istruzioni che riguardano quel primo Pesach che è stato fatto ancora prima di uscire dall'Egitto. Solo l'indomani mattina, dopo il primo Seder, saremmo usciti dall'Egitto. Ora, questo brano, anche se un versetto poco più avanti che non viene letto in questo Shabbat, ma lo stesso brano è citato nel Talmud, nel trattato di Bava Kamma, dove si parla proprio di una situazione in cui c'è una piaga, c'è qualcosa di pericoloso e come può essere definito il momento in cui stiamo vivendo ora, e il Talmud dice nel momento del Dever, nel momento se ci fosse una piaga, Kannes Raglecha, rimani a casa in pratica. Bisogna rimanere a casa, così come stiamo facendo adesso. E il Talmud dice,
dove troviamo un'allusione a questo comportamento nella Torah, cita quello che è detto nella parashah che leggeremo domani a Chodesh, poco più avanti, appunto, due versetti dopo che conclude la lettura che facciamo. C'è scritto Ve'atem lo tezu ish mi petach beito ad boker. Traduco e spiego. E voi non dovrete uscire nessuno dalle porte della propria casa fino al mattino. Di cosa si tratta? Allora il brano tratta in quel punto della ultima piaga che avrebbe colpito gli Egizi. Quindi nelle strade o anche nelle altre case, quelli degli Egizi, quelle degli Egizi ci sarebbe questa piaga, che è la piaga ovviamente della morte dei primogeniti, e la Torah ci invita a segnare le nostre case con quel poco di sangue tratto dalla Shechitah fatta al Korban Pesach, al sacrificio pasquale, e quel sangue sarà indicativo, messo al punto dove si metterebbe la Mezuzah, sarebbe indicativo che questa è una casa protetta dall'angelo della morte. E la Torah dice: voi, mentre questa piaga all'esterno fa una strage, purtroppo, voi sarete protetti, ma dovrete rimanere all'interno delle vostre case fino al mattino. Questo versetto viene citato dalla Gemara, dal Talmud, quando parla appunto di eventuali altre piaghe, di nuovo come quello che viviamo ora, e di rimanere dentro casa. Anche qui va in contrasto con quanto abbiamo visto del concetto del raduno e del creare Keilah, del creare comunità, congregazione, raduno tutti insieme. Come si può spiegare questo contrasto? Come si può spiegare il concetto di Keilah in un momento in cui noi dobbiamo rimanere dentro casa? Torniamo alla parashah di Vayakhel. Vediamo cosa c'è scritto subito all'inizio. C'è scritto che c'è una mitzvah di fare lo Shabbat. Visto che vengono date le istruzioni per la costruzione del tabernacolo, del Mishkan, del santuario, viene subito detto che bisogna fermarsi anche da fare una grande mitzvah come la costruzione del tabernacolo quando entra lo Shabbat. Ora, noi sappiamo che il riposo dello Shabbat è un riposo che non è la definizione normale di riposo che noi avremmo dato di nostro. È una definizione particolare che la Torah considera riposo. E come sappiamo, esistono 39 categorie di attività che di Shabbat sono vietate, cioè l'astenersi da queste 39 categorie, che a loro volta sono ognuna di loro in realtà appunto una grande categoria che include molte subcategorie. Tutto ciò è quanto la Torah considera riposo nel contesto dello Shabbat. La cosa interessante è che queste 39 categorie non sono esplicitate nella Torah scritta, sul libro del Sefer della Torah. Queste 39 categorie fanno parte delle molte, molte indicazioni, dei molti, molti aspetti della Torah che vengono trasmessi fin dai tempi di Moshe Rabbeinu, in ciò che si chiama Torah Shebe'al Peh, Torah orale, ovvero la tradizione. La tradizione orale, che poi alcuni aspetti della tradizione orale verranno nel tempo messi per iscritto per mancanza di scelta, questa è tutta un'altra lezione, e su opere come la Mishnah, il Talmud e così via. La Torah non indica quali sono queste 39. Le capiamo dalla tradizione orale dei Chachamim. Ora, a questa regola c'è però un'eccezione. All'inizio della nostra parashah, la Torah ci dice di riposare di Shabbat, ma poi ci dice Lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom Shabbat, ovvero non accendete del fuoco in tutte le vostre abitazioni nel giorno dello Shabbat.
Questo significa che una delle 39 categorie di attività vietate, che è quella di accendere il fuoco, viene sì esplicitata dalla Torah. E i maestri si chiedono per quale motivo tutte le altre categorie non vengono chiarite e questa viene sì detta in maniera esplicita. Dal punto di vista halachico, c'è una discussione molto nota a chi studia il Talmud su il motivo preciso per il quale questa melachah, cioè categoria di lavoro vietato, viene esplicitata a differenza delle altre. Ma oltre alle spiegazioni alachiche, quindi tecniche sulla gestione della mitzvah, ci sono anche molte altre interpretazioni di pensiero, di approfondimento che ci aiutano a capire la cosa. Per esempio, uno dei commentatori dice che bisognava chiarire questa cosa riguardo allo Shabbat, in quanto durante il Moed è permesso accendere il fuoco per cucinare con determinate condizioni, come sappiamo, visto che durante le festività solenni, durante i Moadim, la cosa è permessa. Per questo la Torah voleva chiarire che la differenza tra lo Shabbat e il Moed è che durante lo Shabbat questa cosa è comunque vietata, nonostante fosse permessa durante i Moadim. Questa è una spiegazione a livello di Peshat, a livello del significato semplice del testo della Torah. È una spiegazione offerta dal maestro che viene conosciuto col acronimo Rashbam. Rabbeinu Shemuel ben Meir era un nipote del famoso commentatore Rashi. Ma oltre a questo, a livello di pensiero chassidico o di Musar, etico che possiamo prendere a cuore, molti maestri, basandosi anche su quanto è scritto a riguardo nel sacro libro del Zohar della Kabbalah, dicono che qui c'è una forte allusione a come bisogna comportarsi durante lo Shabbat dentro casa. In generale, i maestri ci dicono che il fatto che l'arrabbiarsi è una cosa molto grave. È bene cercare di non arrabbiarsi mai. Addirittura il Rambam Maimonide dice che a volte per questioni di disciplina nei confronti di allievi, nei confronti dei propri figli, è necessario dimostrare un po' di rabbia. Ma, scrive il Maimonide, Rambam, se tu pensi di dover usare questo strumento per una questione di educazione, di disciplina, va bene. Puoi usare questo strumento, ma dentro di te non puoi sentire assolutamente neanche una briciola di rabbia. Se tu senti dentro di te una briciola di rabbia, vuol dire se tu ti comporti con una rabbia istintiva e che ti scatta, che stai scoppiando, allora quella rabbia deve essere totalmente sottomessa, non fatta uscire. Solo la rabbia finta può essere usata, quando dentro invece c'è una calma. E questo è valido sempre. In particolar modo, dicono i maestri che citavo, questa cosa è ancora più importante, è ancora più forte, è ancora più grave se non fosse così durante lo Shabbat. Dove è allusa questa cosa sulla Torah? Proprio nel versetto citato. Lo tevaaru esh. Non fate accendere il fuoco, non fate che ci sia un incendio, la rabbia è come un fuoco. Prima di tutto, la rabbia è un prodotto del calore della persona che si riscalda troppo, fino a che scoppia, è in ebollizione, la persona non riesce a mantenere la calma. E quindi ecco perché il fuoco è un'allusione nel comportamento della persona per la rabbia. Ma non solo. Il fuoco è qualcosa che divide. Il fuoco prende gli elementi che consuma e li fa tornare ai loro elementi base. È una cosa che divide, crea distinzione. Ovviamente tra le persone fa lo stesso. Allora la Torah ci sta dicendo o sta alludendo a noi: non create una situazione dentro casa
in particolare durante lo Shabbat, che può essere paragonabile praticamente ad un incendio. Non fate fuoco nelle vostre case durante lo Shabbat. Fate pace. Fate che ci sia armonia. Fate che ci sia tranquillità. Ora, cerchiamo di legare le due cose. Se HaKadosh Baruch Hu ha voluto che noi, durante questi momenti, durante queste Shabbatot, siamo costretti a rimanere all'interno delle nostre case, e se al tempo stesso ci viene detto di fare Keilah, cosa vuol dire Keilah? Cosa vuol dire comunità? Non è un semplice insieme di persone, è un insieme di persone che condividono qualcosa e condividono molte cose. Condividono il credo, condividono la visione, condividono la emunah, la fede in HaKadosh Baruch Hu, la bitachon, la fiducia in HaKadosh Baruch Hu. Condividono di voler mettere in atto la Torah e le mitzvot. Questo avviene e deve avvenire, dovrebbe esserci all'interno di ognuna delle nostre case. Nello stesso modo in cui dopo la distruzione del Beit HaMikdash, il fulcro, il centro del culto dell'ebraismo, i maestri hanno detto: ora ogni casa, ogni Beit HaKnesset è un piccolo Mikdash. Ecco, cari amici, anche ogni abitazione è un piccolo Mikdash. Ogni abitazione è una piccola Keilah. Questo è il messaggio dell'inizio della lettura di domani, Vayakhel. Creiamo una Keilah. E il secondo messaggio è: ma facciamo sì che questa Keilah non vada in fiamme. Cosa può far sì che vada in fiamme? Un po' di rabbia, un po' di nervosismo, un po' di non capire che all'altro serve un attimo un po' di spazio o un po' di sfogo. Tutto questo può portare ad un fuoco che potrebbe mai sia distruggere quella Keilah che stiamo cercando di costruire dentro casa. Questa è la sfida di questo momento. Fare una Keilah dentro casa che sia appunto una Keilah in cui si può applicare l'augurio che spesso ci facciamo e sentiamo per lo Shabbat, che è Shabbat Shalom. Lo Shabbat è definito dalla pace. Come invitiamo l'inizio dello Shabbat, prima del Kiddush, Shalom Aleichem, che la pace sia su di voi. Allora, cari amici, con questo vorrei augurare che sia veramente uno Shabbat Shalom, che potessimo imparare molto da ciò che stiamo vivendo in questi momenti, che HaKadosh Baruch Hu ci dia la forza, e sicuramente ce la dà, dobbiamo solo riconoscerlo, di superare in maniera pacifica, in maniera la più bella maniera possibile che lui ci concede di passare questi momenti. Cerchiamo di aumentare il shalom, aumentare la pace. Se qualcuno ce la fa, inviterei ognuno di voi, prima di Shabbat, ad alzare il telefono, a chiamare una persona che non avete sentito in qualche giorno, in qualche settimana o anche per qualche mese. Non avete idea di che differenza possa fare questa piccola telefonata, questo piccolo gesto per il bene di una persona che sta a casa adesso. Pensiamo a persone che sono sole a casa o poche persone a casa. Un Shabbat Shalom che può essere apprezzato come nessun altro. E poi prepariamoci per lo Shabbat dentro le nostre case. Facciamo sì che ognuna delle nostre case sia illuminata, non con il fuoco di cui parlavamo prima, ma con la fiamma bella, pulita, luminosa dei lumi dello Shabbat, che ha proprio come motivazione quella fiamma l'inserimento del Shalom Bayit, della pace dentro la casa, e che sia una vera Keilah. Questo Mikdash che stiamo costruendo, queste Shabbatot nelle nostre case, se Dio vuole, sarà il merito per costruire il Beit HaMikdash di Yerushalayim. Amen.